Bene, buonasera a tutti. Prima che incomincia a piovere seriamente, allora io vi invito ad avvicinarvi, a proteggervi magari sotto qualche pianta oppure sotto la gronda del bar. Grazie per essere intervenuti. Io sono Marco, per chi non mi conoscesse, faccio una breve premessa su questa iniziativa. Questa iniziativa di stasera non è un vero e proprio comizio, ma è un microfono aperto. Un microfono aperto che praticamente diamo a chiunque vorrà intervenire. Il tema è il referendum popolare che si voterà il 20 e il 21 settembre, quindi a brevissimo, fra poco. È un referendum importante perché è un referendum confermativo della modifica della Costituzione. A tale scopo le officine editoriali d'Acleto, quindi il sottoscritto, ha fatto stampare questo opuscolo, quindi se qualcuno non l'ha ricevuto nella propria cassetta delle lettere lo potrà ancora reperire in giro per Cleto, nei negozi, nei bar, perché l'abbiamo distribuito. E questo opuscolo è un opuscolo che non è né per il sì e né per il no, è semplicemente un opuscolo informativo che vuole uscire un po' dalla informazione urlata per slogan in televisione. Come? Così? Si sente meglio così? Vabbè. E quindi questo opuscolo informativo, dicevo, non è né per il sì né per il no, ma è per fare informazione, per uscire un po' dalla informazione televisiva urlata per slogan, dove si capisce poco, dove ci sono queste tribune elettorali del tutto particolari, perché abbiamo visto tribune elettorali dove c'è una giornalista che fa delle domande e i rappresentanti del sì e del no hanno un minuto per rispondere con il relativo gong, che poi possono allungare il minuto però per un massimo di 3 volte. Cioè, queste sono delle cose che non aiutano naturalmente l'informazione, sono cose che non aiutano a capire come andare a votare e soprattutto che cosa andare a votare, perché la cosa importante è andare a votare, ma andare a votare informati. A livello personale io ho una mia idea, dopo magari la esporrò, però la cosa più importante è essere consapevoli di che cosa andiamo a fare. Allora, il microfono adesso è aperto e se ci saranno naturalmente chi vorrà parlare per il sì e chi vorrà parlare per il no, siccome abbiamo la presenza del sindaco, io lo chiamo e lo invito ad avvicinarsi, il sindaco, che parlerà per il no, e quindi se qualcuno di voi vorrà intervenire, per il sì sarà il prossimo oratore, altrimenti chiamerò qualche altro per il no e andiamo avanti fino a quando il tempo ce lo consentirà e fino a quando naturalmente ci sarà qualcuno che vorrà parlare, perché ripeto, questo non è un vero e proprio comizio, ma è un microfono aperto per fare informazione, perché l'informazione deve essere pluralista, ricca, per mettere nelle condizioni le persone di poter essere consapevoli e andare alle urne preparati. Quindi vorrei dare il microfono al sindaco Giuseppe Longo, che farà delle riflessioni e le farà per il no al referendum. Prego. Intanto ringraziamo Marco e Riccardo perché ci danno questa possibilità, la possibilità di riflettere su un problema che riguarda tutta l'Italia, cioè sì o no. E io mi guardo bene da tali indicazioni, mi limito soltanto a sottoporre a voi, a me stesso, qualche frammento di esperienza vissuta, perché diciamo data la mia età diciamo ho avuto la possibilità di vivere sia durante la cosiddetta prima repubblica che durante questa seconda o terza o quarta repubblica dei giorni nostri. E io dico che già per quanto riguarda la mia vita, già dall'infanzia quel tipo di società era caratterizzato dal più, dall'addizione. In questi tempi che stiamo vivendo sono caratterizzati dal meno, dalla sottrazione, qualcosa sempre in meno, allora sempre qualcosa in più.
questi concetti poi li spiegheremo lì, li espliciteremo meglio nel corso della discussione che faremo. In che senso era la società del più? Perché diciamo, prima sapevamo benissimo per quanto riguarda l'ambito della scuola, si arrivava alla terza elementare, alla quinta, però già per le scuole medie bisognava andare fuori. Poi invece abbiamo avuto più, quindi più scuole, scuola media in tutti i paesi, e l'università più vicina anziché soltanto Roma o Messina, e nella sanità la stessa cosa, ce n'è sempre di più. Per esempio i coltivatori diretti, la categoria a cui appartengo per nascita, avevano diritto diciamo, al ricovero ospedaliero gratuito, però dovevano pagare le medicine. Poi invece più agevolazioni, la medicina non si paga più, e quindi diciamo, la sanità era più vicino. La sanità era più vicina ai cittadini. Quindi abbiamo visto questa rivoluzione che c'è stata, la rivoluzione culturale per quanto riguarda le scuole. Grazie. La rivoluzione sanitaria perché era la sanità che si avvicinava ai cittadini. E non c'è bisogno, grazie. La testa è molto dura, i capelli non ci stanno, non si attaccano. Quindi diciamo c'era questo ottimismo generale. Si sapeva che con lo scorrere degli anni la società andava verso il meglio, non c'era un ritorno, una caduta verso la miseria, verso l'inflazione, verso le angustie che caratterizzavano il passato. E se voi pensate bene, la sanità era, diciamo, da non piacere all'ASL. Questo riguarda i primi anni dopo il dopoguerra, furono anni di gloria. Grandi anni di lusso e di onore. Poi abbiamo avuto gli anni di piombo, poi alla fine abbiamo avuto gli anni della vergogna, perché insomma gli scandali si susseguivano giorno per giorno, i politici erano sempre più corrotti, la tangente e la bustarella era diventata quasi un'abitudine. Furono gli anni della vergogna e anche delle privazioni, perché già con la prima repubblica, se ricordate bene, molti di voi lo ricordano, volevano togliere quel poco che avevamo. Per esempio ogni comune aveva il suo ufficio di collocamento, poi sempre per la logica del risparmio hanno tolto gli uffici di collocamento. Se l'ufficio di collocamento l'hanno portato a Paola, poi hanno avuto la possibilità di sdoppiarlo anche da Mantea. Però quale risparmio? C'è la domanda che dobbiamo fare, ma quale risparmio hanno realizzato quelle teste di rapa che hanno portato avanti questa strategia? Gli uffici di collocamento davanti erano pieni zeppi, per poco non si tamponava la vicenda. Quindi nessun risparmio, però soltanto l'ufficio era lontano dalle esigenze del lavoratore. Il lavoratore doveva andare a piedi o con la macchina o si faceva accompagnare da Mantea per avere un chiarimento. Quindi nessun vantaggio, nessun risparmio, soltanto il popolo sempre più lontano da chi comanda. E perché l'hanno fatto? Non è difficile capirlo. Prima, quando c'erano gli uffici di collocamento nei paesi, ognuno gestiva la sua fetta di potere. Non stava bene ai magnati che stavano sopra. Preferivano nominare qualcuno di fiducia, magari a Paola, che potessero, per le conoscenze che era dovuta a loro, potessero manovrarlo e manovrare anche i voti. Su questo abbiamo fatto una battaglia, tanti sindaci l'abbiamo perduti, perché comandavano a Roma, dice no, basta una Paola, perché si poteva manovrare. Era, diciamo, il lecchino di Tiso, il lecchino di Caio, e quindi non, mentre prima, quando ogni paese aveva il suo ufficio di collocamento, non potevano gestire tutti i paesi d'Italia. Quindi c'era questa logica perversa. Poi abbiamo avuto la sanità, dal più siamo passati al meno. Hanno soppresso molte, si chiamavano allora non ASL ma USL, Unità Sanitaria Locale. Ne hanno soppresso tante perché erano ingestibili politicamente. Hanno accorpato dicendo che bisognava risparmiare.
ma in effetti un presidente dell'ASL prendeva 500.000 lire al mese. Quando sono intervenuti i commissari nominati, quindi i servitorelli del potere che era Roma, percepivano 8 milioni, 9 milioni al mese. Quindi il quale risparmio? Soltanto i cittadini più lontani dal potere. E la strategia è questa, di avere poche persone che controllano. Poche persone vuol dire mangiare di più, mangiare sempre di più. Non vuol dire servire il popolo come dovrebbe essere questo l'obiettivo di ogni politico, se è al servizio della gente e non al servizio del portafoglio. Quindi si è ridotto sempre di più questo numero. Ma chi aveva stabilito il numero dei senatori e dei deputati? Era stabilito dalla Costituzione. Adesso va cambiata. Ma chi ha scritto la prima Costituzione dell'Italia? L'hanno scritta persone di grande spessore politico, culturale e di grande onestà, onestà cristallina. Questi grandi uomini che hanno scritto la Costituzione appartenevano un po' a tutti i partiti, non era soltanto il partito egemone che gestiva e scriveva la Costituzione. Erano persone di grosso calibro. Che appartenevano a tutti i partiti. Come diceva Calamandrei, la Costituzione è stata scritta col sangue, diceva, col sangue di chi ha combattuto sui monti, di chi si è impegnato nella battaglia in nome della libertà. Quindi quella Costituzione era stata scritta col sangue di tanti che erano privi di libertà e hanno combattuto per avere la libertà, per dare al popolo la possibilità di avere voce. La stanno cambiando, ma è cambiato in meglio, non mi insulta. Anche perché non c'è l'accordo delle forze politiche, ci dovrebbe essere. Non può essere un partito a scrivere, a cancellare perché ha la maggioranza. Dovrebbero essere tutti. Secondo il mio modesto avviso, riducendo il numero dei parlamentari, cosa succederà? Adesso magari se tu vai a Cosenza trovi il deputato di destra, il deputato di sinistra, il santo di sinistra, quindi c'è la possibilità di contattarli se tu vai già a Cosenza. Riducendo il numero dei parlamentari, la voce del popolo diminuisce, perché è difficile andare a Crotone per parlare col fortunato che è stato eletto, perché sono di meno. Pensiamo alla Basilicata, che è piccola, rischia di non avere nessun rappresentante. E pensate che quello della Basilicata viene in Calabria per incontrare il nostro deputato. No, si chiuderà in se stesso, si chiuderà lì, cioè pazienza, vuol dire che vogliono fare fanno. Io credo che la partecipazione a un numero maggiore comporta più opinioni, più esperienze e poi si fa la sintesi, ed è una sintesi felice. Affidare il potere a poche persone, se sono degli scienziati va bene, altrimenti lo affidiamo, come sta succedendo, a gente incapace. Per questo io personalmente, ci mancherebbe pure, con grande rispetto per chi la pensa diversamente, sommo rispetto perché ci mancherebbe, questa è la bellezza della democrazia, però personalmente voto no, lo voto con convinzione assoluta. Non è un male avere dei rappresentanti, diciamo, non servono niente, perché se sono meno servono di più. No, sono più asserviti ai pochi che comandano. Già adesso non abbiamo dei danni enormi, perché molti deputati vanno lì perché sono scelti dai vertici. In questo modo è ancora più facile manovrare tutto. E sarà un danno per il popolo, per chi ha poco. Quindi ci hanno tolto i fisici di collocamento, ci hanno tolto la sanità, hanno impaurito la scuola, hanno impoverito le economie, vanno sempre meno, cioè la sottrazione, il meno, poi alla fine ci lasciano solo gli occhi per piangere. Per me è così. Se vogliono risparmiare, ma devono essere onesti con se stessi e col popolo, dovrebbero abbassare, invece magari il consigliere regionale, c'è l'autista, ce l'ha detto la stampa, allora la stiamo scherzando. Non ho capito se la Merkel della Germania va personalmente a fare la spesa, non ho capito perché un picco pallino, solo perché è consigliere o perché è deputato, deve avere l'autista, l'auto blu,
qualcuno che vada per la spesa perché lui si sporca le manine. Non ho capito questa differenza. Qua siamo ancora nel feudalesimo in Italia, perché se va a fare la spesa la Merkel può andare da solo con la sua macchina, con un consigliere regionale o con un senatore. Su questo devono risparmiare, non tanto sul numero dei parlamentari. Dicevano di abbassare lo stipendio, ma poi è tutta una facciata. Devono fare fatti concreti prima di mettere mano alla Costituzione, ridurla ancora di più, perché è stato già ridotto una volta il numero dei parlamentari. Prima di ridurre, cercassero di essere onesti, riducessero lo stipendio, che non penso sia uno stipendio meritato, alto com'è, specialmente a livello regionale, che è la regione più povera dell'Italia, però dove i nostri rappresentanti percepiscono di più. Ma su questo dovremmo, secondo me, insistere per le battaglie, una battaglia che non deve essere politica perché sarebbe riduttiva, una battaglia di libertà nostra, dire una volta basta a questi signori che appena vanno diciamo nella regione per il Parlamento cambiano tutto, subito la pensione, mentre gli altri devono aspettare una vita per appena andare in pensione con 700 euro, loro vanno in pensione con 3-4 mila, se va bene, altrimenti prima è ancora di più. Personalmente è questa mia l'opinione, ripeto, con grande rispetto e con grande stima per tutti coloro che la pensano diversamente da me. Grazie, grazie al sindaco, a Giuseppe Longo. E io chiamerei, se, visto che questo, ripeto, è un microfono aperto, se c'è qualcuno che vuole intervenire per il sì, per il voto per il sì al referendum. Non vedo nessuna mano alzata, quindi passerei la parola a Giuseppe Filice, vice sindaco, che anche lui si esprimerà per il no. Poi chi si vuole prenotare per parlare per il sì, ben lieto. Allora ti facciamo parlare subito, vieni. Così, no, facciamo uno per il no, uno per il sì. Il sindaco ha parlato per il no, quindi c'è qualcun altro che ha parlato per il sì? Oppure No, sei il primo. Il sindaco ha parlato per primo, quindi se abbiamo la possibilità di fare uno e uno è meglio. Prego. Ciao, allora. Dice il tuo nome. Io sono Fabrizio Rasori, sono un nuovo ormai. Parla vicino. Tanto più nuovo, abitante di Cleto, io sono per il sì. Ci sono molti motivi per cui secondo me si può votare sì. Certamente non è una modifica che in qualche modo influisca, cambi quello che è il sistema politico, nel senso che sentivo quello che diceva, è vero, certamente sarebbe meglio agire per avere un, almeno per quanto riguarda il risparmio, agire direttamente su quelle che sono le retribuzioni dei deputati, sarebbe una cosa importante. Siccome però purtroppo non ci si riesce e queste diminuzioni di stipendio in realtà sono legate e sono affidate solamente ai singoli partiti che lo fanno o non lo fanno autonomamente, il fatto di riuscire in qualche modo a ridurre quel numero di parlamentari e comunque ridurre le spese di circa 400 milioni a legislatura è un primo passo, e questo direi che è uno dei primi motivi per cui si può votare sì, anche se non è certamente il più importante. Il secondo, io ho sentito molte critiche a questa modifica perché si dice che perderemmo in rappresentanza. Sinceramente io questa cosa mi sembra una critica sbagliata, perché quando è stato stabilito il numero, anzi in realtà la Costituzione all'inizio non l'aveva stabilito, l'ha stabilito poi successivamente un governo democristiano, non era questo l'ordinamento, non era questo, cioè le regioni non c'erano, non funzionavano come funzionano ora, quindi ci sono altri livelli di rappresentanza e non si perde assolutamente niente. Non c'erano le regioni, non c'era nemmeno l'Unione Europea. Vorrei ricordare che nel frattempo c'è stata una finta riforma delle province, che nei fatti le ha lasciate lì, togliendo le elezioni, togliendo la possibilità veramente
fare uno strumento di rappresentanza, perché non vengono più eletti dal popolo ma dai sindaci, quindi in qualche modo forse bisognerebbe ragionare su questo. Poi e anche perché questo? Perché bisogna ragionare su questo? Perché votare no oggi significa in qualche modo mettersi d'inciampo a quella che è la riforma che si sta cercando di fare della legge elettorale. E non riformare la legge elettorale è esattamente, o meglio non riformarla in questo modo, perché un'altra riforma peggiorativa nel corso del tempo ce ne sono state varie, tutte quante per fortuna bloccate, ma vediamo tutti quello, cioè sotto gli occhi di tutti che tipo di rappresentanza abbiamo in Parlamento. È una rappresentanza falsa, perché nessuno decide se non i partiti, anzi alcuni dei partiti decidono chi sono le persone che poi vanno elette in Parlamento, e quindi questo diciamo che ci dà una rappresentanza falsata, ecco. Quindi votare no significa dare voce a chi vuole bloccare la riforma elettorale, perché così non fa nessun cambiamento. Questo è un altro motivo per votare sì. Poi possiamo dirne qualcuno, ho visto che molte volte viene fatto un confronto con parlamenti esteri e con rappresentanze estere. Anche questo è un confronto direi falsato, è altamente creato, perché non si può fare un confronto tra stati così diversi tra loro, o anche tra sistemi di rappresentanza così diversi tra loro. Quando si leggono questi confronti sembrerebbe che la rappresentanza italiana diminuisce, in realtà non è così, perché se si confrontano le mele con le pere certamente non si potranno mai confrontare. Un momento che me ne sono appuntati, ho preso il tema del risparmio, vedo che torna sempre, va bene, abbiamo parlato, è vero, non è un grazie, okay. Poi volevo fare un attimo una piccola digressione sulla la presenza del sì e la presenza del no. Io sono molto contento di partecipare a questa discussione, che è la prima tra l'altro che vedo sull'argomento. Ho avuto una discussione con lui perché ho visto chi è che muoveva, volevo chiarire giusto questa cosa, chi muoveva la discussione era un'associazione vicina ai radicali. E ho voluto puntualizzare e mettere sul tavolo un'altra visione, perché appunto quell'associazione, venendo da un partito politico che si è pronunciato per il no, quando stranamente, voglio dire, ricordiamolo, però un anno fa aveva proposto un referendum per il sì, ma questo lo lasciamo da parte, e quindi mi sembrava il caso, mi sembrava giusto dare a tutti la possibilità di vedere anche le ragioni del sì. E io comunque voterò sì. Grazie, basta. Grazie a te che sei voluto intervenire, ma vabbè, su Facebook era uno scambio d'opinioni. Allora, io vorrei dare la parola ad un'altra persona che è per il no, quindi chiamerei a Giuseppe Filice, che è il vice sindaco, e se qualcuno poi dopo di lui vuole parlare per il sì, sarò ben lieto, perché ripeto, questo non è un comizio di parte, ma è una manifestazione per fare informazione, un microfono aperto, quindi chiunque può prendere la parola. La parola a Giuseppe Filice. Grazie Marco, intanto grazie prima di tutto a te e a Riccardo per aver organizzato questo dibattito e aver dato la possibilità di sentire sia le ragioni del sì che le ragioni del no. Io personalmente, diciamo che l'argomento l'ha sviluppato benissimo il sindaco, voto convintamente no. Come diceva l'amico, che adesso mi sfugge il nome, l'amico che è intervenuto per il sì, il problema non è tanto di risparmio economico, perché questo 400 milioni annui ogni legislatura
incideranno per 98 centesimi a cittadino. Ci sono tanti e tantissimi altri sprechi nei ministeri che incidono per migliaia di euro. Basti pensare tutto quel filone di persone, tutta quella coda di persone che si porta dietro ogni parlamentare. Quindi per poter dare, se si fosse voluto dare un segnale di risparmio, bisognava intervenire su altre, diciamo, su altre situazioni. Il problema di votare sì e quindi di eliminare dei parlamentari è un problema poi di rappresentatività, perché come ha sottolineato prima il sindaco, si sta riducendo sempre di più. Noi nei nostri territori avremmo meno, adesso sono 6 in Calabria, ma ne avremmo ancora di meno, quindi il rapporto fra cittadino e parlamentare cesserebbe quindi di esistere e si accentrerebbe ancora di più il potere a livello centrale. Quindi per questo motivo ridurre i parlamentari solo ed esclusivamente per uno spot di risparmio è, diciamo, uno spot, diciamo, elettorale, ma non incide, diciamo, dal punto di vista sostanziale. Grazie. Grazie a te Giuseppe. Quindi se c'è qualche altro che vuole intervenire, in particolare sul sì, si può avvicinare, prendere il microfono. Mi pare che non ci sia nessuno, allora aggiungo, se mi permettete io, giusto due parole, anche perché ci siamo abbastanza inumiditi e bagnati, perché la giornata dopo tanta siccità oggi c'è graziato un po' di pioggia. E io voterò convintamente no a questo referendum. Sul tema del risparmio, diciamo, questo si poteva ottenere, come diceva Giuseppe, anche il sindaco prima, con la riduzione degli stipendi dei parlamentari, anche perché, come sottolineava Giuseppe, alla fine sono poco meno di un euro all'anno per ogni cittadino. Semmai la battaglia politica che si dovrebbe fare in Italia, io sono sorpreso come su questo in questi ultimi anni non si sia riusciti ad incidere, no? È quella sugli sprechi della pubblica amministrazione. Sono usciti dei dati molto rappresentativi proprio un paio di settimane fa, che parlano degli sprechi e delle inefficienze della pubblica amministrazione. Quindi questo è un dato che è depurato da quello che può essere il costo della corruzione, il costo delle ruberie, il costo delle mafie che c'è, diciamo, sui conti pubblici, no? Proprio, se si parla solo di inefficienza della pubblica amministrazione, noi parliamo di un qualcosa come 200 miliardi all'anno. Ciò significa che ad ogni cittadino l'inefficienza della pubblica amministrazione costa la bellezza di 3.333 euro a testa all'anno. Quindi secondo me questa è la vera battaglia politica che si dovrebbe fare, a cui le forze politiche si dovrebbero concentrare nei prossimi anni. Quindi noi abbiamo l'inefficienza della pubblica amministrazione che costa ad ogni singolo cittadino 3.333 euro all'anno, contro il risparmio sulla riduzione dei parlamentari, che è un risparmio di 97 centesimi all'anno. Quindi il discorso del risparmio economico non mi sembra, diciamo, uno degli argomenti più importanti. Però che cosa c'è in gioco? C'è in gioco un pezzo di Costituzione, c'è in gioco un pezzo di rappresentanza, c'è in gioco una legge elettorale che si accinge a fare il Parlamento con liste bloccate, dove toglieranno ai cittadini anche la possibilità di esprimere la preferenza, che è stata già abbastanza tolta negli ultimi anni, e noi ci ritroveremo pochi parlamentari molto potenti che non sceglieranno i cittadini, ma saranno scelti dalle segreterie dei partiti con i famosi listini bloccati. Quindi già abbiamo un problema gravissimo, che è quello che i parlamentari ormai non sono più liberi di esercitare il proprio mandato secondo Costituzione. La Costituzione recita che il parlamentare non rappresenta il partito dove è stato eletto, ma il parlamentare, così come è scritto nella Costituzione, rappresenta la nazione. E poi aggiunge: senza vincolo di mandato. Il partito che ha promosso questa lunga battaglia politica per arrivare poi dopo alla legge che ha tagliato i parlamentari, e successivamente alla richiesta di referendum confermativo da parte dei cittadini,
lo vogliono abolire il Parlamento. Allora ritorniamo a quello che diceva un grandissimo esponente del centrodestra qualche anno fa, che diceva: e a che servono più ormai i parlamentari? Ma facciamo una riunione, si incontrano i capigruppo alzano la mano, votano e così si fanno le leggi. Sì, perché il potere di alcune segreterie di partito è proprio quello di voler esautorare il potere del Parlamento, che i padri costituenti hanno ben bilanciato fra i poteri dello Stato, per cui le funzioni del Parlamento, le funzioni del Presidente della Repubblica, le funzioni della Corte Costituzionale, la separazione dei poteri fra esecutivo e legislativo. Ecco, tutto questo deve essere spazzato via. È già molto spazzato via, quasi tutto spazzato via. Lo abbiamo visto ad esempio sui decreti, sui DPCM, no? I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, proprio in questo periodo triste del Covid. Il governo decide tutto, il Parlamento è rimasto soltanto alla stregua delle alzate di mano oppure dei bottoncini per votare, semplicemente per ratifica. Ma la funzione del Parlamento è un'altra, la Costituzione affida al Parlamento un'altra funzione, che è quella invece di fare le leggi, ed è quello comunque di porre anche un argine allo strapotere del governo. E ripeto, la funzione del parlamentare senza vincolo di mandato e che rappresenta la nazione è importantissima e da salvaguardare, perché i parlamentari rappresentano la nazione e non rappresentano le segreterie dei partiti. Ecco, io con questo ho concluso, vi ringrazio per essere qui, faccio un ultimo appello se c'è qualcuno che vuole intervenire per il sì, altrimenti chiudiamo, anche perché ci siamo abbastanza bagnati, come dicevamo prima, e non posso fare altro che a questo punto ringraziarvi e augurarvi buona serata. Grazie.